Vediamo adesso qual era invece la grande protagonista della filatura trecentesca, la Rocca o Conocchia. Ma da dove derivano due nomi così diversi? Sia il termine rocca che il termine conocchia sono attestati nelle fonti medievali, ad esempio entrambi questi termini compaiono nella Commedia di Dante. Il termine conocchia deriva dal latino conus, che diventa conucula in volgare e diventa poi conocchia in italiano antico. Questo termine compare appunto in Dante e anche in Boccaccio e nei commentatori trecenteschi della Commedia. Il termine rocca viene invece dal gotico rucca e è da origine al termine rocca che compare invece con più frequenza negli statuti e nelle fonti mercantili. Che cos'è questa rocca? In realtà si tratta di un semplice bastone di legno che può essere lungo circa 1 m 80 cm, che presenta generalmente una tacca nella parte superiore alla quale può essere legato un nastro che viene utilizzato per fissare la fibra su questo bastone. È raro che le rocche medievali si siano conservate in un contesto archeologico, proprio perché, essendo semplici bastoni di legno, molto spesso sono andate distrutte e raramente sono state identificate. I reperti individuati come Rocche o Conocchie a Bergen e a York, che sono due siti, uno in Inghilterra e uno in Norvegia, ampiamente studiati per quanto riguarda i reperti tessili, ci hanno in realtà restituito solamente delle rocche molto diverse da quelle che vediamo nell'iconografia, in quanto erano lunghe solamente 35 centimetri. L'unico reperto di conocchia effettivamente simile a quello mostrato dalle iconografie è conservato in un castello nel nord della Germania. Ma forse il legno non era l'unico materiale con cui erano fatte le conocchie. Infatti, ho forse trovato una fonte in cui si parla di canna palustre utilizzata come materiale per fare le conocchie. Si tratta di un manoscritto che si chiama Historia Plantarum, conservato alla Biblioteca Casanatense di Roma, ed è una sorta di enciclopedia di piante, animali e minerali, in cui alla descrizione delle piante, ad esempio, e delle loro caratteristiche vengono affiancate delle iconografie e delle illustrazioni. Nell'illustrazione della canna palustre, in primo piano c'è una filatrice che ha in mano una rocca fatta proprio con una canna, molto probabilmente. Si capisce dal fatto che si vedono proprio i segmenti che compongono la canna. Del resto si tratta di un materiale estremamente leggero, economico e almeno in alcune zone molto diffuso, in particolare nella mia regione, l'Emilia-Romagna, la canna è tradizionalmente usata, proprio in ambito tessile per fare le rocche e le conocchie. In particolare veniva tagliata e venivano piegati i listelli per fare una sorta di forma biconica sulla quale veniva poi montata la fibra da filare. In realtà né nella Historia Plantarum né in altre fonti trecentesche si può vedere chiaramente questa struttura. La prima iconografia che ho individuato di questo tipo di rocca risale al 1480. Vediamo quindi quale può essere una tecnica per collocare la fibra da filare sulla conocchia. In questo caso si tratta di lana pettinata a mano, parleremo della pettinatura magari in un altro video, comunque si tratta di fibre piuttosto lunghe disposte parallelamente fra di loro. Il risultato della pettinatura sono queste falde che nelle fonti vengono chiamate pennecchi. Possiamo disporle in questo modo, costruendo una sorta di rettangolo su più strati. Dopodiché possiamo prendere la rocca sulla quale abbiamo già predisposto il nastro e avvolgere la lana pettinata attorno al bastone. A questo punto, incrociando il nastro, andiamo a stringerla attorno alla rocca. La lana deve essere stretta a sufficienza per non scivolare mentre si tira,
ma neanche troppo per impedire questo movimento. Questo ovviamente è soltanto uno dei modi per collocare la fibra sulla conocchia ed è una modalità di cui ci sono attestazioni ad esempio nelle fonti straniere. Nelle fonti italiane in realtà ho visto prevalentemente altre tipologie di sistemi per disporre la fibra sulla rocca. In particolare a volte viene utilizzato quello che sembra essere un pezzo di stoffa collocato a metà della fibra o spesso vediamo una legatura fatta soltanto nella parte superiore della rocca e vediamo che la fibra sulla rocca ha una sorta di forma di cono. Questa concomitanza di fattori mi fa pensare che si tratti di fibre vegetali, come il lino o la canapa, che tuttora vengono così collocate sulla conocchia quando devono essere filate. Questo significa che soltanto le fibre vegetali venivano filate con l'utilizzo della rocca? In realtà no, abbiamo altre fonti che ci permettono di avere questa sicurezza. Infatti dobbiamo ringraziare ancora una volta il nostro Francesco Datini, il mercante di stoffe pratese, e altre fonti documentarie come ad esempio gli statuti toscani o anche della città di Bologna. Infatti da queste fonti sappiamo che la lana pettinata veniva mandata alle filatrici per essere filata con la rocca e il fuso, mentre la lana cardata seguiva un altro itinerario e veniva filata con altre modalità. Però della lana cardata parleremo in un'altra occasione. Grazie per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto. Se avete curiosità, domande o suggerimenti su altri argomenti che vorreste che trattassi, fatemelo sapere con un commento. In ogni caso ci vediamo nei prossimi video dove parleremo ancora di filatura e di tecniche di preparazione della lana. Ciao!